Una sera di parecchi mesi fa ero in discoteca con un gruppo di amici, divisi tra uomini e donne. Parlando di approcci con le donne, sono rimasto molto colpito da alcune loro affermazioni. Una di loro ha detto: "Io voglio che l'uomo si approcci a me con una battuta simpatica e contestuale. Se mi fa dei complimenti, lo scarto subito." L'altra invece ha detto: "Io voglio che l'uomo si approcci a me perché gli interesso e non abbia paura di dirlo. Se cerca giri di parole o scuse per attaccare bottone, lo scarto subito." Io sono rimasto molto colpito, in senso negativo, chiaramente, da queste affermazioni. Va bene essere selettive, va bene essere pretenziose, ma come fa un uomo a sapere qual è il metodo migliore con cui tu, donna, vuoi essere approcciata? Non ti può leggere nella mente senza neanche averti conosciuta. L'uomo spesso fa già tanto perché muove il primo passo. Non potete anche pretendere la frase perfetta. È eccessivo. Voi donne dovreste invece essere un po' più elastiche, soprattutto all'inizio, quando non conoscete la persona che avete davanti. E se non avete letto quel libro, come fate a non ritenerlo interessante soltanto dalla prima frase dell'introduzione? Questo è un chiaro esempio per spiegarvi il concetto. Apprezzate l'uomo soltanto per il fatto che ha mosso lui il primo passo verso di voi. Non ha usato la frasetta che vi aspettavate? Pazienza, dategli una possibilità. Se tutti gli uomini ragionassero come quelle due mie amiche, allora, ad esempio, noi uomini dovremmo scartare tutte quelle donne che hanno la cellulite o le smagliature. Adesso qui partiranno gli insulti. Sto estremizzando volutamente, perché reputo assurdo esigere addirittura la frase di esordio perfetta. Apprezza che abbia avuto il coraggio di venirti a parlare, perché tu non ce l'hai avuto. Quante volte sei andata da un ragazzo? Quante volte sei stata rifiutata al primo approccio? Quante volte sei stata derisa durante il primo passo? Ad un uomo sono già accadute tutte queste situazioni, eppure spesso. Quindi, se nonostante tutto ancora si spinge a fare il primo passo, apprezzalo. Un uomo che ti vede e viene a parlare non sa nulla di te. Viene, appunto, perché ha il desiderio di scoprirti e, di conseguenza, non può essere perfetto. Altrimenti significa che ti serve un robot.